pensiero da questo libro la mia debolezza per la sua forza. Benché fosse figlio, Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Lo leggiamo nella lettera agli Ebrei. Noi tendiamo spesso a equiparare la sofferenza con la punizione per la disobbedienza. Perciò, quando leggiamo il passo con le nostre emozioni, sembra che dica imparò l'ubbidienza mediante la sua disubbidienza. Questo ci confonde perché sappiamo che lui non fu mai disubbidiente, però è chiaro che imparò l'ubbidienza attraverso ciò che sopportò. Ho una domanda. C'è una sofferenza che non venga dalla disubbidienza? Ogni sofferenza ha alle sue radici la disubbidienza? Come possiamo soffrire quando siamo ubbidienti? Possiamo soffrire anche senza un accenno di disubbidienza. Voglio darvi un esempio. Ci viene comandato di amare. L'ubbidienza a questo comando ha causato più sofferenza di ogni altro, perché il giorno nel quale decidiamo di amare, costruiamo una croce sulla quale un giorno noi saremo crocifissi e soffriremo. Poiché amiamo i nostri figli, un giorno ci troveremo su una croce. Di rado un figlio soffre per i suoi peccati, tanto quanto un genitore. Spesso, per orgoglio, i figli non vedono niente di male nel loro peccato, ma un genitore giace nel letto, incapace di dormire, triste e piangente. Però alla fine l'amore trionfa e questo rende l'ubbidienza più facile. In realtà è un cerchio. L'ubbidienza genera sofferenza e la sofferenza genera più ubbidienza. Una buona giornata.